Dicevamo però Trono di Spade. Trono di Spade, so che c'è molta attenzione per il Trono di Spade. George Martin ha parlato. George Martin ha parlato dopo un paio di anni dal finale della serie Trono di Spade che abbiamo visto, abbiamo recensito. E George Martin ha detto che grazie al C avrebbe voluto rimanere davanti con i suoi libri rispetto alla serie TV e ha detto che il suo finale dei libri sarà diverso rispetto al finale della serie TV. Questo nonostante il fatto Martin abbia più o meno sempre collaborato con i due showrunner della serie, tuttavia, ecco, il finale sarà diverso, per cui tutti quei fan che si erano duramente, giustamente, a detta di molti, lamentati, Martin non deve parlare, deve scrivere queste email adesso, ecco, tutti quei fan che si erano lamentati aspramente del finale, a loro dire sottotono, brutto del Trono di Spade serie TV, avranno modo di, come dire, essere risarciti in qualche modo moralmente dal libro. Se mai arriverà, ecco, un libro effettivamente, perché ne deve uscire ancora uno e prima di questo conclusivo, e quindi sarà un finale diverso, dice. Lui si è sentito in questa intervista, dice, che succede, Mix? Il Martin ha confermato che il finale della serie TV del libro sarà diverso rispetto a quello della serie TV. Chi aveva il libro sarebbe stato diverso, anche se fosse uguale non può dirlo chi lo compra il libro, ma no, sarà sicuramente diverso, io ci credevo. Lui ha detto che ha provato una sensazione molto strana quando i libri lo hanno superato e vedeva che man mano insomma uscivano le puntate, vedeva sempre più, come dire, divaricarsi, distanziarsi la sua idea di libri e quello che stava mostrando la serie TV. Pare che sarà cose diverse. Allora, quinta stagione di libri e serie TV sono roba separata, pare di Neri sia uguale. E se cambia l'ha modificata, il mix è molto molto duro nei confronti di Martin. Sinceramente, questa lunga distanza, una piccola riflessione personale, questa lunga distanza che c'è ormai tra libro e libro e il fatto che ormai sia finita anche la serie TV da un paio d'anni, per cui non c'è nemmeno più la serie TV che permetta di mantenere quell'hype un po' più alto, mi ha fatto un po' calare l'hype nei confronti dei libri. E tutto il tempo ulteriore che adesso Martin impiegherà, perché non uscirà fra una settimana, secondo me uscirà fra un anno, uscirà fra 2 anni, questo nuovo libro che non è nemmeno un libro conclusivo, per cui poi ci vorranno altri ulteriori anni, e fa un po' calare l'hype, perché queste cose devono essere rimanere fresche, chissà se adesso queste nuove serie TV a cui HBO sta lavorando non contribuiranno a, come dire, far risalire un po' i livelli dell'hype, anche perché altrimenti pure dei libri di Martin alla fine uno dice, beh, ma sti cazzi alla fine. Manca tutta la parte con Egon, sono d'accordo, certe cose saranno uguali, ma se in Italia cambieranno, tutte le strane verranno sistemate da Arie. Io non lo so, qua ci si può sbizzarrire naturalmente in teorie e contro teorie. Io sono abbastanza ignorante nel mondo. Le spade non mi interessa nemmeno più di tanto, se devo essere sincero, fare teorie e capire, voglio un po' godermi quello che sarà. Ribadendo però che più tempo passa, più cala l'hype nei confronti del mondo Trono di Spade. Di Venezia a me brangiullare Tyrion Re. Beh, Tyrion Re sarebbe stata una ficata, che io so che non sia quello il finale pensato da Martin, ma non credo, credo che Bran sia re anche per Martin.